Questo è Caverna di Platone. Questo è Si è lui. Questo è Caverna Rewind. Come sempre. Veramente mitico, veramente mitico. Summe e caverna insieme, roba che neanche da Bruno Vespa in campagna elettorale. Sì. Cioè, ma poi questa cosa meravigliosa, Domenico ha invitato tutti a contare tutti. Oh, a me non mi ha mai invitato sul canale suo. Ci siamo dovuti vedere a Bergamo per fare questa cosa. Ma io ho approfittato di questo momento anche per farti un dono. Ah! Qua dentro c'è... Fammi un dono. Mica l'hai fatto tuo, donna. Ah beh, però io porto. Cioè... a parte se non te lo... Allora, guarda che storia. Io questo lo potevo pure lasciare a casa, eh. Storia di questa cosa che vedrete tra poco. Sì. E qua io dentro c'è la vita. Ogni giorno ho scritto a Domenico 3 volte al giorno. Mi raccomando, Domenico, non ti scordare quella cosa. Stamattina che video ti ho mandato. Stamattina mi ha mandato video di... Prendevo questa cosa e la lasciava a casa. Però non mi hai portato i Kenshiro. Quelli non c'entravano. Non c'entravano che io viaggio sempre leggero. Facciamolo vedere. Da un comico all'altro. Guarda, è che poi è sempre la stessa edizione in realtà. Sempre 2023. Eccoci qua. Disegno di Akihirie. Che la maestra Akihirie ha dato a Giorgia. Giorgia ha dato a me. E io do finalmente ad Angelo. Ah, che bello. Che ricongiunzione. Che meraviglia. Ti piace? Tantissimo. È veramente bello. Ah, è bello. È una figata. Ah, sono proprio belli. Ce l'abbiamo tutti. Tutti e tre, ce l'abbiamo, anche Tony. In realtà quelli Tony ce l'ho ancora io. Si sta ancora qua, chiaramente, se deve prenderlo. È sparita una litografia, vera? Ma da dove? Sì. Dal comico. Ma qua? Quello di Napoli. Ok. Di Akihirie. Firmata da Akihirie. Ok. E noi lo sappiamo. E io lo so. Sai chi è stato? E io lo so. Io lo so. Quindi, lo sa. Ragazzi, la polizia arriva prima o poi, eh? Comunque. Una storia seria, cattiva. Fra, l'hanno rubato, ce la devono riportare. Noi ci affidiamo al vostro buon cuore, lasciatelo negli uffici di Comic-Con. Ma è la sta storia. Fra, sì, l'hanno rubata, abbiamo visto dalle telecamere. Prima che arrivassero quelli che disallestiscono, sono passati dei ragazzi e l'hanno rubato. Grandi. No, grandi, no. Io faccio... Ma no, fede. Ma perché erano troppo fan. Sì, esatto, perché, ma chiaramente per questo. Erano super fan di Akihirie. Anche perché nessuno è venuto a chiedermi riscatti. Non l'ho visto venduto in giro, quindi penso che chi l'ha preso ci tenesse, lo voleva. Però non è tuo, pezzo. Ok, è dell'editore, perciò io mi rifaccio al tuo buon cuore. Comunque le riprese delle telecamere ci sono. Non la sapevo questa storia. Lo so. Maledizione, vabbè. Lo so, va così. Sarà stato un seguace di Faber, ma non credo. Saluto l'amico Faber che ma ruba, vero, non succede mai. Ma è vero che l'hanno picchiato? L'hanno aggredito in una libreria. Nella libreria, non so se ci sei mai stato a Roma Termini. C'è la libreria. Feltrinelli. C'è la Borri Books, mi pare che si chiama. Ok. E l'hanno aggredito da dentro. Ma veramente? Sì, ma un tipetto così brizzolato su. Ma ha fatto la denuncia? Non l'ha denunciato perché, vabbè, non lo conosce, non sa chi è, avrebbe dovuto chiamare le guardie, farlo fermare sul posto. Perché, cioè, come lo denunci contro i gnoli? Wow, ma come si fa a picchiare? Dovrebbe prendere. Lo so, è proprio assurdo. Questo fatto. Che poi se lo vedi, lui. Per strada, cioè non voglio dire che non usa la mona, però è proprio. Vabbè, è un babacione, tranquillissimo, capisci? Cioè non fa niente. Cioè, tu lo vedi nei video e dici, ma questo nei video è così pazzo che se lo becco dal vivo ci facciamo un incontro di pressing. Non fa niente dal vivo, è tranquillissimo. L'ha attaccato, l'ha spintonato, l'ha sbattuto nelle scaffalature. Anche perché quella libreria è molto stretta, non poteva anche. E se è scappato. No, ha continuato, cioè poi hanno fermato Fabrizio. Ma c'è un motivo? Perché Fabrizio voleva dargli una botta. Ma c'è un motivo perché l'hanno... Perché ha strappato i fumetti, che parla male di fumetti. Parla male di fumetti, strappa i fumetti. A noi incredibilmente non c'è, a te non è mai successo niente. Io aspetto la John Lennonata dietro l'angolo sempre, prima o poi arriva. Cosa c'è? Mi sembra...
solidarietà all'amico Fabrizio, però insomma, a lui sì, a te no. Vabbè, che vuol dire? Allora adesso a me me l'hanno fatto fuori. Scusate, mi hanno sparato forse. No, no, che ti devono sparare. Però un paliatore così in amicizia. Vabbè, ma perché c'è subito questo paliatore? Ma sì, ma perché siamo tutti... Vabbè. In amicizia potrebbe... Vabbè, in amicizia va sempre bene, però se lo fanno gli amici, non se lo fanno i non amici. Questo era un completo estraneo, è arrivato lì e l'ha aggredito. Ma... brutta storia. Avessi lo schiavo! No! Apresi! No, già. Apresi! Apresi! Ricerca schiavo di Somobuta per gli eventi. Vi affido tutta la mia tecnologia a Tony Stark. Al massimo li dobbiamo chiamare soldati. No, sono proprio schiavi. No! Non schiavi, soldati! Ma quindi tu c'hai i sommi schiavi? No, magari, vorrei, ma non si trovano e quindi... Anche perché poi li devi pagare. E certo. Chiaramente. Beh, direi. Almeno quello voglio dire. Devi pagare e... Però se li paghi hai tutto il diritto di trattarli di merda. Allora aspetta, qua si entra in territorio pericoloso. Dato che abbiamo amici potenti. Ma Angelo Masulla ha già risposto a questo annuncio. Allora, dato che abbiamo amici potenti, sì. E ogni tanto ci interfacciamo, siamo proprio top imprenditori. Una volta con questo top imprenditore gli ho chiesto: ma tu come ti organizzi con gli schiavi? Io dico schiavi, certo. Lo dico perché so che poi c'è gente che ci crede. Lo dico chiaramente in maniera bonaria, alla Boris. E questo top imprenditore mi disse: allora, con il mio commercialista mi ha spiegato come funziona. Mi ha spiegato che prima di assumere effettivamente qualcuno, e io ho tutta l'intenzione di assumere effettivamente qualcuno, posso utilizzare lo stage. Ah. E il mio commercialista mi ha detto... stage o stage? Francese, stage. E il mio commercialista ha detto, due punti aperte le virgolette, tieni conto che chi fa uno stage non ha diritto. Non ha diritti umani. Cioè da legge. Ma scusa, ma quell'imprenditore si chiamava Silvio per caso? Non posso fare nomi. Va bene. Non posso fare nomi. Però da legge, a parte chiaramente quelli che sono i diritti minimi di compenso, non hanno diritti. Quindi non si pretende busta paga, non hanno contributi. Non hanno diritti. Pensione. Il commercialista di questo top. Vabbè, pane e acqua almeno. No, manco pane e acqua. Cioè, se te lo porti da casa e ti schiavizzi. Cioè, noi qua adesso ridiamo e scherziamo. Però è una cosa tragica, Il commercialista, io ce l'ho pure parlato. E lui mi ha spiegato per bene come funzionano gli stage in Italia. Che bello. Si capisce perché siamo a rotoli. Si capisce perché il nostro è un paese veramente a rotoli. Lo sai che Nicolas sta facendo uno stage da 3 anni? Senza manco contratto. Ciao Nicolas! Senza manco contratto. E quindi, ormai stiamo... E chiamiamo l'avvocato Angelo Greco, vediamo che succede. Ti racconto questa storia. E dici mi sono fatto. Non faccio nomi. Vabbè, si dice il peccato, non il peccatore. Il peccato. Avevo fatto un lavoro. Spiega. Un lavoro spiega, doveva essere pagato a 90 giorni. Vabbè. 90 classico, giorni. Dai, ci sta. Il pagamento non è arrivato. Aia. Passa un mese, zero. Passano 2 mesi, zero. Passano 3 mesi e siamo a 180. E andiamo avanti. No? Prima di arrivare a 360, cosa è successo? Mandiamo mail amichevole, molto amichevole. Mail amichevole all'azienda. Azienda, okay. Il lavoro è stato fatto, ho detto era tutto a posto. Mi è piaciuto. Può essere pure che non è piaciuto. Sono passati 3 mesi da contratto, bisognava pagare 3 mesi fa. E quando mi pagate? Silenzio totale, tombale. L'avvocato ha mandato una PEC, ingiunzione di pagamento. Ecco. Tempo un'ora. Un'ora. Dove sono arrivati i soldi? Vabbè, per forza si deve fare così, mi dispiace. È un paese, ma pure Inghilterra, siamo a livelli orribilanti ormai. No, vabbè. E questo è il lavoro in Italia. Con la speranza forse di tornare anche in Sicilia a fare cose belle.
solo se metti in mezzo gli avvocati, fra, che altrimenti pronto avvocato Manzillo, pronto carabinieri, e altrimenti non si risolve mai. Ma a te è avvilente questa cosa? No, no, è a me, io rido per non piangere. Vabbè, cioè, non... purtroppo non si può fare questa, niente. Queste sono cose allucinanti, no, cioè uno ride, però... Allora, devo dire la verità, anche io usavo dei metodi coercitivi. Ah. Però i miei metodi coercitivi erano senza mettere in mezzo l'avvocato. Ok. Allora, avevamo questo lavoro semestrale da fare. Ok. E io giorno dopo giorno mi presentavo in questo ufficio a lavorare. E, passa il primo mese, tutto pagato, tutto ok, ero stato pagato in anticipo in realtà. Secondo mese passa, non vengo pagato, passano uno, due, tre giorni, non vengo pagato. Terzo giorno, non mi alzo dal letto. Mi telefonano, dico, ma dove sei? In Dolietta. Ma come, dobbiamo lavorare? Dove sono? Dobbiamo lavorare, scusa. Se non ci sono i soldi, ma perché mi devo alzare? Perdonami. Questa è Made in Naples. Sì. Ma tu lo sai. Tu sei arrivati? Certo, il giorno dopo poi sono arrivati i soldi. È strano, immagino. No, ma sai perché? Perché io quei soldi che prendevo li dovevo dividere per la squadra che utilizzavo. Ok. Cioè mi davano un budget mensile. E tu dovevi... E poi io devo pagare i ragazzi. Però certo. I ragazzi... si spostavano, cioè pagavano i biglietti per andare in questa azienda, si dovevano muovere, eccetera, eccetera. Poi qualcosa la dovevo dare, pure una 50 euro, qualcosa la dovevo dare. Certo. Anche solo per far finta, stage, anche solo per far finta. Però qualcosa, se non ce l'avevo nemmeno io, che cacchio gli davo? Sai che io ho incontrato una creatura molto particolare. Ok. Ti racconto questa storia. Sì. Mi dicono, vai in questo negozio di giocattoli, perché in questo negozio di giocattoli c'è una persona con cui devi parlare per fare questo lavoro. Vado là, in questo famoso negozio di giocattoli di Napoli, che non dico quale, entro dentro. Aspetta, quelli due fuori se... No, non è ufficiale, era tipo una rimessa. Ah, okay. Era tipo una rimessa con dentro dei giocattoli di una nota campana. Entro dentro, mi giro intorno, dico, devi parlare con Ciro. Io mi giro, non c'è nessuno. Dove cazzo? Esco fuori, ma io non ho visto nessuno. Ciro è il cane. Su una sdraio c'era un mastino napoletano, ma con la maglia di Maradona. Ma veramente? Te lo giuro. Entro dentro, dico, Ciro? Come fa? Oh, scende da questa sdraio, viene vicino, mi annuncia. Dico, dov'è il padrone? E fa, oh, comincia a zampettare e mi conduce dentro l'ufficio. Cane intelligentissimo, perché quando poi sono entrato nell'ufficio, Ciro fondamentalmente serviva per capire se tu eri una persona buona. No, per capire se eri un poliziotto. Diciamo le cose così come stanno, scusami. Ma quindi stai sottintendendo che all'interno di quei giocattoli, cioè, no, si potevano trovare delle tracce diciamo, di polvere di eccitanti illegali non professionali, soprattutto non professionali. Beh, comunque era intelligentissimo il cane, perché poi il padrone gli disse, Ciro, mamma, pigli le sigarette, e lui, due passi, e andò a prendere dentro un'altra stanza un pacchetto di sigarette e glielo portò con la bocca. Un pazzo quel cane, troppo forte. E alla fine il lavoro era? E non si può dire. Allora non si può dire, racconto la storia. Il lavoro. Vabbè, prendere delle cose, prendere dei giocattoli. giocattoli. I cui contenuti rimarranno oscuri e abbastanza opachi. Per il dileggio, insomma. Sì, mettiamola così. Domenico, ma tu prima di andare a vedere Dragon Ball Evolution che sensazione avevi? Allora, dico la verità. Io lo sai quando l'ho visto per la prima volta? Quando l'hai visto? A Natale! Io non l'avevo mai visto, te lo giuro. L'ho visto a Natale. Che bel regalo di guarda. Poi io, la verità, ho lisciato sotto. Mi sono pure divertito. Ma come ti diverti? Ma certo. Per me è un capolavoro. Ma secondo me c'ha pure. Non io nemmeno. Mai visto. Io nemmeno. Cineforum subito, live, tutti e tre che ce lo guardiamo. Ma io nemmeno non avevo mai avuto il coraggio di vederlo. Poi a Natale stavo nel mood dei film di merda. Ho detto, ma sai che c'è? Non mi ricordo che stava su Netflix. Ho detto, ma me lo guardo. Ho fatto le 3 di notte. Mi sono pisciato sotto dalle risate perché l'ho preso col mood giusto, secondo me. Sì, no, io l'ho preso col mood malissimo. No, perché eravamo felici di andare a vedere il live action di Dragon Ball. È chiaro. Entriamo al cinema, eravamo 4 amici. Entriamo al cinema, il film va. Noi che ci aspettavamo di vedere Dragon Ball, vediamo quello. Fra, non abbiamo più parlato. Siamo usciti dal cinema, non abbiamo fiatato, non siamo più amici. Ha distrutto 4 rapporti quel film. Non sono più amico di quelle persone. Brutta storia. È finita malissimo. Però se ti dovessi dire, l'approccio di quel film da un punto di vista
della reinterpretazione funzionava, per me sì, era un approccio realistico. Sì. Non c'entra un cazzo con Dragon Ball, eh? No, però alcune cose ci stanno, cioè... Cioè, ecco, è sempre stato un tenere interessante, per esempio. E infatti, ma pure l'idea... Goku, quel no, guarda che Dragon Ball Super si è recuperata l'idea della Kamehameha di Evolution. Cioè, in Evolution fanno quella Kamehameha che è anche guaritrice. Sì. In Super lo fanno, Goku spesso lo fa per aiutare gli altri, Piccolo pure lo fa. Lo fanno pure per fare la CPR. Mm. Tipo che mettono qua e ti battono il cuore con i colpi di energia, è una figata. Bellissimo. Cioè, hanno fatto un'applicazione interessante di quella roba che c'è in Evolution, effettivamente. Però, ecco, il problema però era no, che si chiamava Dragon Ball. Cioè, se si chiamava un film ispirato a Dragon Ball, okay. Vagamente c'ha i nomi. Capì, bravo, se non si chiama Dragon Ball, quella roba fa più soldi. Ma poi per assurdo, più film. Ma tu l'hai mai giocato al videogioco? No, video... PSP. Il videogioco PSP non l'hai mai giocato. Ma c'è il videogioco di Dragon Ball Evolution? Sì. Picchiaduro con i modelli reali dei personaggi, sì, un po' tipo Mortal Kombat. No, ma veramente? Tu giuro, bravo. No, cioè, a vari e guardati un video orripilante. Orripilante. No, non credevo che esistesse una cosa. Ma c'è per assurdo il film cessone degli anni che era? Oh. Dragon Ball. Leggendario, quello tipo, allora, The Magic Begins, quello coreano là. Sì, 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 The Magic Begins. Quello era più lui lo spirito di Dragon Ball che non Evolution con tutti quei soldi. È vero. E l'avete mai visto? Allora, questo è quello coreano. Avete mai visto quello thailandese? No. Wow, è pazzo proprio. Hanno girato con una gazzosina Coca-Cola in dei montagne. Tu l'hai visto? È assurdo. Tipo quello che vendevano assieme. È bravo. Le videocassette le vendevano assieme. Tipo era in una discoteca, in una la montagna fa sia l'inizio che la fine del film, che il centro fa tutto, però ripresa da diversi angoli, ma si vede che è la stessa montagna. Era proprio pazzo, veramente ma folle. Ma è il gioco del PSP, hai detto? Sì, 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 no, cioè, PSP Dragon Ball Evolution. Ho trovato. Eccolo, è questo qua, fra. Se carica, un po' lento. Sembra un reskin di Budokai, il primo Budokai, ovviamente. Vediamo, sì, 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 è orripilante. Già la pubblicità fa capire molto. Giù. Magari sarebbe stato belli live action sulle origini dei Saiyan, magari sul passato, ma ecco, queste cose non vengono mai utilizzate. Comunque si sta vociferando di un remake di Dragon Ball in questi giorni. Sono delle notizie da prendere con le pinze, ve lo dico, perché semplicemente Chikashi Kubota ha detto: boh, a me piacerebbe disegnare il Dragon Ball delle origini, ma non significa niente, non è uno statement della Toei. Ok, niente, è zero. Però è chiaro che c'è la webserie nel frattempo di Dragon Ball che doveva uscire. Però l'attacco hacker russo che hanno subito l'anno scorso le ha rallentati moltissimo. Qual attacco? Ah, oh, fra, non c'è niente. Ma chi tu hai? Quello di dove? Una cosa per... Vabbè, fra, l'attacco hacker russo di Toei. Scusa. Dossati da Omniatol, forse. Attacco hacker. Oh, siamo troppo lavoro appresso, siamo troppo lavoro arretrato, dobbiamo fare qualcosa. Facciamo finta che ci hanno hackerato tutto. Vabbè, perché? Vabbè, questa è una notizia ufficiale, comunque. Almeno sappiamo che storicamente è così, fra. Ma perché i russi poi? Ma i russi, sti cazzi russi, stanno chi ne sorde cattiveri. Tutte le cattiveri, per destabilizzare il potere politico del Giappone. Ma ci penso. Perché la Russia ce l'ha sempre con loro, con gli anime, con i manga, questi, i cosplay, li odiano, è vero. Sì, non sai che tipo in Russia molti manga, cioè i ragazzi che leggono manga sono visti malissimo in Russia. Ma in Russia oggi come oggi, qualsiasi cosa è vista malissimo. Ieri Putin ha tolto di mezzo il WWF. Cioè, tra le tante cose. Chi ci ha fatto su WWF? WWF da ieri è illegale in Russia. Quindi figurati se manga e anime non potevano essere illegali. Impossibile proteggere specie protette. Addio panda. Vabbè, il panda ci sarebbe in Russia. Gli orsi polari forse ci sono qualcosa in Russia, non lo so. No, perché il panda è sempre il simbolo di... Ah no, il panda è sparito, ciao. Effettivamente il panda era in pericolo in questo momento. lo so. Allora, che ne pensa Caverna della morte di Berlusconi? Wow, vai giù, una delle più grandi perdite dell'Italia. Allora, tu mi devi dire adesso se, e devi essere onesto, se tu non sei cresciuto grazie a Berlusconi. Tutti i cartoni tutti che hai visto, li hai visti grazie a Berlusconi. Ma infatti se ci pensi è un cortocircuito incredibile, il fatto che comunque il lavoro che ormai facciamo viene da là. Per forza. Viene da là. Infatti, oggi, tutti quelli che fanno quello che facciamo noi lo fanno male,
perché lo prendono e c'hanno poche cose anche da dire, perché lo prendono da, dagli streaming, vedono la serie, e secondo me vedere la serie doppiata già bene, tradotta già bene, è un malus, perché noi abbiamo visto prima la versione censurata, poi abbiamo dovuto studiare per vedere la versione completa, poi abbiamo dovuto scavare per sapere quali erano i dialoghi giusti. Cioè noi lo stesso cartone abbiamo visto almeno 3-4 volte. Qualcuno ancora oggi, Nadia, non si ricorda manco come finisce Il mistero della pietra azzurra. Cioè se facciamo un essay su Nadia e Il mistero della pietra azzurra sarà vistissimo, perché nessuno, nessuno si ricorda perché fanno quelle cose. Assurdo, veramente assurdo. E funzionava un botto però quella roba là, eh. Sempre la combo cartone animato sigla. Sì. La sigla fortissima, basata poi su quelle 2-3 puntate che vedevano all'inizio. E c'era Alessandra Valeri Manera che censurava poi qualsiasi cosa. Ma poi pure i titoli che a volte venivano stravolti, no? Tipo Slayer. Slayer si faceva il un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo. Per la magarina, una cosa del genere. Per la magarina dai capelli rossi, che è anche molto brava e bella. Sì. Reyart, una porta socchiusa di Monti del Sole. Ah, è vero, una porta socchiusa. Sì, pure quel titolo, titolo in mezzo. Libertà. Titolo in mezzo. E beh, come si fanno oggi le novelle in Giappone. Sono morto e mi sono reincarnato in quel cornuto di mio nonno nella seconda guerra mondiale mentre sta per uccidere Hitler, però non lo uccide. Sembrano i titoli dei film della Bert Müller. Sì, esatto. È vero. Comunque non hai risposto alla domanda su Berlusconi. Allora, devo dire la verità, non ne godo, perché non godo della morte di nessuno. Ma ma se posso dire ma c'è da dire che Berlusconi, tutte le cazzate che ha raccontato, tutte le cose che ha fatto, tutta la monnezza che ha fatto recentemente, mi sono detto, ma era un grande imprenditore. Ecco, i soldi della mafia sono bravo pure io, scuso, fai il grande imprenditore. Non solo, con i soldi voglio della dire. Mafia e con il presidente del consiglio amico tuo. Voglio dire. Che ti presenta gli altri presidenti. Ma tu la sai la storia, no, forse è la storia di Chirac. Qual è la storia la storia di Chirac e la storia di Mitterrand. Vai, okay. Racconta. Raccontala quando ho fatto la monografia su Berlusconi. Che ha visto Filomena. Okay. E le è piaciuta moltissimo, ti fai complimenti. Grazie, un saluto alla signora Carta. Allora, quando Berlusconi ha deciso di fare il salto di qualità e uscire fuori dall'Italia, non sapeva come muoversi, giustamente. Certo. E quindi chiese a Craxi, che era amico chiese a Craxi, che era già amico suo, perché? Perché Berlusconi pagava il Partito Socialista sotto banco, quindi Craxi chiaramente, no? Amici, amicissimi, tanto che Craxi addirittura gli ha fatto a Berlusconi da comparirlo, sì, da testimone di nozze quando si è sposato con Veronica la seconda. Veronica Lario, ha fatto testimone di nozze e fondamentalmente Berlusconi è andato da Craxi e gli disse, senti, io voglio aprire la SANC, voglio aprire una televisione in Francia, aiutami. I francesi Berlusconi lo odiavano perché vedono questo italiano con i soldi che arriva e vuole imporre una televisione pubblicitaria loro, che chiaramente non esiste manco per il cazzo. Allora Craxi organizzò questo incontro in Francia a casa di Mitterrand, che era presidente della Repubblica, per farlo conoscere con Berlusconi. Berlusconi incontra Mitterrand lo schifa subito. Vabbè, quando va? Lo odia. Però Berlusconi furbescamente vede che a casa di Mitterrand c'è un pianoforte. C'è un pianoforte. Allora lui... Berlusconi fa la berlusconata, la napoletanata. Si mette... Si mette a cantare. Ma lui era un gran cantante. Cantante. Sì. Allora, altra leggenda metropolitana. Lui vuole che dovesse scegliere tra la carriera di cantante. Lui che cantava al Moulin Rouge tutte le sere la Vienne Rose. Fino a quando il padre non lo andò a prendere, rimase ammirato dalle virtù canore del figlio, ma gli disse: mio padre gli ha pigliato con i quanti soldi tu stai spendendo? Pesante e gli disse: figlio, ritorna perché Milano 2 aspetta te. Ad ogni modo, Silvio si mette al pianoforte di casa di Mitterrand, si mette a cantare e Mitterrand dice: vabbè, ci ha fatto tutto. Non doveva venire. Allora Berlusconi comincia a fare la televisione in Francia, succedono cose allucinanti. I francesi a un certo punto gli rubano le cassette per non far andare in onda le cassette che dovevano inaugurare la serie. Sono state incredibili. Quando Mitterrand non viene rieletto perché arriva Chirac come presidente della Repubblica, Chirac vede tutto quello che ha fatto Berlusconi, dice: ma questo
ha problemi con l'antitrust, non paga le tasse, era amico di Mitterrand, è amico dei socialisti, ma che deve fare qua? Oh, chiudiamoci subito le reti, arrivederci e grazie. La stessa cosa in Spagna, quindi quando tu dici che Berlusconi grande imprenditore, sì, con i soldi della mafia e con gli amici politici, altrimenti grande imprenditore. Allora, lui aveva intuizioni incredibili. Silvio, ce l'aveva le genialate, però molte luci, molte ombre, poche luci, molte ombre, poche luci. Vabbè, come tutti quelli che stanno sempre impicciati. Però sai che cos'era dato fastidio, secondo me la Ma si sapeva, eh. La santificazione, ma quello quando era vivo era già beato, cioè, da morto è diventato martire. Ci stava questo motto che andava in voga 20 anni fa, che diceva, c'è chi lavora per Berlusconi, l'Italia si divide in due. Tra quelli che lavorano per Berlusconi e quelli che lo faranno. E credo che quando è morto Berlusconi si è visto tutti gli anni che Berlusconi ha pagato e ha continuato a pagare quelli che hanno lavorato per lui o con lui. Nicolas, la roba su One Piece te la puoi prendere, me la prendo io. Ma come te la fai? Se la carichi ti straico. Ma tanto guardi che noi abbiamo visto, non puoi stregare. La roba su, allora, di questa live ti puoi prendere tutto, ma la roba su One Piece la tagli, la carichi e me la passi. Boh, me la passi pure. E me la passi pure. Così io la carico io e ci me li grabbo io. Impazzito. Nicolas. Mi raccomando, no, ma che impazzito. Quando streghino, via. No, no, vabbè, figurati. Sei libero di fare tutto quello che vuoi. Libero di leggere e soprattutto di stregare. Nicolas. No, saluto, un fratello. Aspetta che streghiamo un attimo, sono Buddha al volo, così. Sì, noi. Andiamo. Non ho contenuti di Caverna di Platone sul mio canale. Vero, eh? Fino ad oggi. Da oggi posso dire di avere. C'è sempre la prima volta. E ci dovrà essere.